Gentili telespettatori, buona giornata, buona serata, anzi e benvenuti a questo nostro speciale, speciale nel quale parleremo di sport, parleremo del rally, del Memorial Conreiro, Virgilio Conreiro, il mago. Lo faremo in modo un po' particolare, intanto lo facciamo con degli ospiti in studio, li vediamo subito, sono Gianni De Filippi e Mario Pagano. Buongiorno a tutti. Sono ospiti nostri perché vedremo questo rally questa volta non come siamo abituati a farlo da fuori, no? Dai bordi delle prove speciali, dai prati, dai boschi delle prove speciali, ma lo vedremo da dentro, dall'auto, proprio dall'auto di Gianni De Filippi, e poi vedremo anche come è andato questo rally per lui, che è stato un po' particolare, un po' travagliato, ma ce lo racconterà. Oltretutto sentiremo, avremo l'audio interno fra pilota e navigatore, sarà anche molto divertente. Allora, intanto diciamo subito con i nostri ospiti che è stato un rally vero, perché 24 equipaggi al traguardo, 21 non sono arrivati, e fra quelli che sono arrivati al traguardo, insomma, molti hanno ripreso solo la domenica. Sì, è stata sicuramente una gara molto dura, molto difficile, perché il percorso era lungo e selettivo, e le insidie tantissime, le prove speciali molto complicate, molto difficili. Un rally vero perché, sì, rispetto alla norma degli altri rally, il chilometraggio era veramente molto lungo. Poi la notte è sempre magica, la sua particolarità, che richiama anche i rally proprio classici di una volta, e questo dà quella magia in più anche. Poi anche la pausa molto corta fra la notte del venerdì e il sabato, e poi il sabato una giornata lunghissima, perché si cominciava al mattino presto, si andava a finire la sera tardi, e quindi veramente una gara sul serio, vera. Vera, una gara vera, e per le auto, ve lo diciamo con Mario Pagano, che ha fatto, poi lo vedremo in chiusura, anche eccezionalmente il navigatore, sì, esatto, nella seconda parte della giornata di sabato. Per le auto è un bello stress. Eh sì, come preparatore posso dirlo che si ritorna indietro ai 40 anni, dove erano i veri rally, per cui le macchine sono estremamente sollecitate, e qui si vede la bravura dei piloti, dei navigatori, posso anche dire dei meccanici che preparano le macchine, e il miglior premio è vedere che la propria vettura, anche se non arriva nelle prime tre posizioni, ma arriva al fondo, è comunque un traguardo ed è una vittoria per l'equipaggio e per i preparatori. E sono auto queste che rispetto a quelle di oggi ci si può ancora fermare a bordo strada e cambiare, come avete fatto voi, dei pezzi? Sì, esattamente, il bello di queste rievocazioni storiche è proprio questo, si ritorna indietro nel passato di più di 20 anni, dove i rally venivano fatti in questo modo, per cui anche qua si vede la bravura sempre dell'equipaggio che collabora con i meccanici, e anche col telefonino ti possono dire qual è il problema, quindi si approntano i pezzi di ricambio e si ripara la macchina, perché questo è il nostro compito su strada, loro devono valorizzare il nostro lavoro. E poi lo sentiremo questo che dicevi, perché nell'audio proprio della prima prova, quando lui diceva che la macchina non andava, chiedeva al suo navigatore di avvisarvi, peccato che avesse il casco e non potesse il telefonino, esatto. Questo era il problema. Allora, andiamo subito a vedere magari le immagini della premiazione, così partiamo con quella che è l'ufficialità della manifestazione. Diciamo subito che a vincere è stato un equipaggio argentino, c'erano equipaggi, poi lo sentiremo, anche dall'estero, questo testimonia di quanto vale questo Memorial. Allora, sono stati Gustavo Trelles e Giorgio Del Bono a vincere, davanti a Elvis Chantre e Maurizio Torlasco, e al terzo posto Claudio Marenco e Gilberto Calleri. Poi qui vedremo la cerimonia di premiazione, la cornice sicuramente è stata stupenda, quella del castello di Allier, una cornice davvero magica. Per la prima volta il Memorial Virgilio Conreiro partiva da questa location e non ha deluso sicuramente. Qui vedete sono gli equipaggi vincitori che festeggiano. Diciamo anche che è stata un'edizione della solidarietà, vedete non hanno coppe in mano, hanno la classica bottiglia di champagne o di spumante, chissà che cos'era, il Magnum per festeggiare, però niente coppe, perché l'iniziativa è stata quella di aiutare Luigi, per aiutare le famiglie, per aiutare i bambini in difficoltà. I proventi, diciamo che tutto quello che avrebbe dovuto essere speso per le coppe è stato invece donato per questa solidarietà. Allora,
Abbiamo detto che qualche difficoltà Gianni De Filippi e il suo navigatore Ilario Pellegrino ce l'hanno avuta, anche se sulla pedana, alla fine, all'arrivo sono arrivati, ma vediamo come dovrebbe esserci un servizio per capire come sono arrivati sulla pedana. Allora, lui ha un piccolo difetto, parla con accento veneto, ma è di Allier, perché parli con accento veneto? Perché sono pochi di anni che abito giù dalle parti di Venezia. Ciao. Ciao. E dove sei nato? No, nato sono andato a Ivrea, però... Cioè, quindi sei emigrato qui ad Allier? Cioè sì, questa... i miei abitano qui da Allier da tantissimi anni ormai. Io stesso corro con licenza ACI Ivrea. Ah, perfetto. La direttore di ACI Ivrea non ce l'abbiamo stasera, no, la signora era impegnata. Comunque, vedi, Marco, questo... cittadino. No, tu sei residente là, però... Sono residente là. Però sei venuto a fare il corriero. Il cuore è qua. Il cuore è residente qua, sì. Allora, un applauso a De Filippi. Abbiamo scoperto questa chicca di Allier. E... un applauso anche al proprietario della vettura, che oggi si è in mezzo alla strada, si è smontata tutto per rimetterla in sesto, per finire la corsa. E allora ha visto che ha lavorato come un negro sul serio, gli aveva detto dai sali su che ti faccio fare il giro oggi pomeriggio, così vedi, trovi l'ebbrezzo da dentro e quindi... Cosa si è rotto? È una cuffia del semiaste, abbiamo perso l'olio del cambio e sosteneva che non si poteva procedere senza. E invece tu gli hai dimostrato che si può. Va bene, questo è lo spirito di Allier, superare ogni difficoltà. Grazie. Eh beh, vi abbiamo visti sulla pedana, lì siete arrivati, quello era importante, me lo dicevi già venerdì sera, c'è importante che domani arriviamo lì. Sì, quella è la cosa fondamentale di una gara, vedere la pedana d'arrivo, è una cosa, un'emozione, è l'obiettivo vero. Poi al di là delle classifiche, al di là di tutto, bisogna arrivare. C'era uno slogan che abbiamo usato anche come pubblicità ogni tanto, l'avevo letto da qualche parte, to finish first, you have first to finish, quindi... è importante la pedana d'arrivo. Certo, quella è la vittoria. Quella è la vera vittoria, per la macchina, per l'equipaggio, per tutto il gruppo, il team, perché siamo tutti insieme, non è che conta solo il pilota, conti solo il navigatore, conta proprio tutto il gruppo, anche il meccanico che deve rispondere alle mie richieste e ai miei errori in gara. E lui ha avuto da lavorare quest'anno parecchio. Però anche la soddisfazione poi di fare questo sì, giro. Assolutamente sì, abbiamo avuto un piccolo problema a metà della prima di carburazione, la macchina era stata carburata per un certo percorso, abbiamo provato, qui abbiamo avuto problemi di pescaggio, lui mi ha avvisato, ero comunque riuscito a uscire dalla prima, non ha fatto il tempo, buono, mi ha avvisato, abbiamo cambiato i jet del carburatore sotto, poi la macchina ha risposto bene. Il secondo problema è stato purtroppo un cedimento strutturale di una cuffietta di gomma, come diceva lui abbiamo perduto l'olio del cambio e il tempo per sostituire tutto il pezzo non rientravamo per farlo ripartire correttamente, quindi abbiamo comunque cambiato il particolare in un piazzale, quindi proprio alla spicciolata, però ci tenevo che lui comunque arrivasse al fondo. In altri casi probabilmente si metteva la croce nera, si consegnava le tabelle e se andava a casa a mangiare. Io e lui siamo proprio capoccioni e finché c'è un pezzettino bisogna comunque tentare, comunque sia la cosa. Poi chi è stato con noi ha apprezzato, chi non, diciamo così, negli anni non ha voluto perché se n'è andato via, a noi ci va bene così. Ma perfetto, questo è lo spirito del Correro che abbiamo detto è un rally vero e adesso lo sentiremo anche da... Paolo Meneghetti, la famiglia Meneghetti è quella che organizza poi questo rally in memoria, lo ricordiamo, di Virgilio Correro, lo chiamavano il mago, un preparatore eccezionale di autovetture. Vi faccio tre nomi dalla sua biografia, dei personaggi che si rivolgevano a lui: Ranieri di Monaco, Nino Farina, Jean Manuel Fangio. Questo dice qual era la levatura di un uomo come Virgilio Correro. Abbiamo detto la famiglia Meneghetti è quella che si occupa di ricordarlo con questo rally. Noi abbiamo sentito Paolo Meneghetti per capire che tipo di rally è e dove può arrivare questo rally. Quinta edizione del Memorial Correro,
un Memorial che però è un rally vero che piace sempre di più ai rallisti. Vero, e questo è il quinto anno, stiamo facendo questo rally ormai da 3 anni, perché i primi 2 anni è stata regolarità sport, ma devo dire che il successo è sempre più grande. Prima arrivavano piloti dal Canavese, dal Piemonte, oggi arrivano da 9 regioni d'Italia e addirittura arrivano campioni dal mondo. Oggi abbiamo un campione che è Gustavo Trelles, che è stato 4 volte campione del mondo e viene dall'Uruguay. Abbiamo un pilota dall'Argentina, abbiamo addirittura un pilota dalle Bahamas, da Antigua, che vengono a vedere questo Canavese, vengono a correre questo rally perché siamo riusciti, forse, penso io, non lo so, ma il risultato mi conforta, a ridare questo così, questa idea del rally di 30 anni fa, e quindi è molto affascinante questo. Per ricordare il mago è la cosa migliore, rally non dove sparare tutti i cavalli su quasi autostrade, ma dove si guida, dove la macchina bisogna saperla anche risparmiare, domare. Certo, questo è un rally con 120 km di prove speciali, dove le auto ad esempio di Conrero hanno fatto la scuola e hanno fatto la storia. È un rally vero, come dicevo prima, perché qui non basta andare forte, qui ci vuole la testa, qui bisogna andare bene, bisogna pensare che la gara è lunga, quindi risparmiare l'auto e fare attenzione dove si mette le ruote. Il risultato verrà alla fine. Dove può arrivare questo Memorial Correro? Adesso avete fatto il giro di boa dei 5 anni, cosa avete in mente? Ma in mente abbiamo innanzitutto il campionato italiano. Quest'anno noi abbiamo richiesto alla federazione, proprio l'osservatore che ha vissuto tutto il rally, per dare un suo giudizio se questo rally sarà un rally di campionato italiano il prossimo anno. E poi chissà, speriamo di andare avanti fra qualche anno. E questo, come dicevamo, era Paolo Meneghetti, la famiglia Meneghetti, abbiamo ricordato, è quella che organizza il Memorial Conrero. Adesso, magari sulle immagini, se la regia ce le manda, della partenza di Allier, ecco, questa è la vostra macchina, fra l'altro, no? Quella della quale vedrete, io lo so che state aspettando chi ha a casa le immagini dall'interno, ve lo dico già, vi manderemo 2 prove speciali in diretta, con anche l'audio fra pilota e navigatore, c'è da divertirsi già solo a guardarli da fuori. Qui eravamo alla partenza, diciamo subito, in una cornice davvero straordinaria, questa qua del Castello di Allier. Sì, la location era fantastica, il colpo d'occhio bellissimo, perché il Castello di Allier veramente offre una cornice spettacolare. E vedere tutte queste macchine schierate, tutto organizzato così, era veramente bello, sì, emozionante. Una bella location, tante belle macchine, non viene mai voglia di averne un'altra invece di quella che si ha. Sì, l'unico problema sono i soldi, è solo quello il fatto, sì, sono tutte bellissime, tutte belle, il problema purtroppo sono... Fra voi proprietari di auto c'è una grande passione, c'è una grande comunicazione anche. Sì, proprietari di macchine, sì, ecco, una cosa che tengo a dire, nei rally storici si rivive lo spirito di una volta, cioè se tu sei fermo sulla strada comunque anche le altre assistenze ti danno lo stesso una mano, è un rally che non c'è la puzza sotto il naso, cioè si ritorna proprio, stai mangiando, ti offrono il panino, quindi io sono giovane, ho fatto anche il moderno, ho preferito investire i miei soldi sullo storico, perché c'è proprio questa cioè si vive proprio la magia e l'amicizia tra i vari equipaggi, anche se uno ha un Porsche e noi abbiamo un 127, se noi abbiamo bisogno ci si ferma vicino alle assistenze di queste macchine blasonatissime, ho bisogno di un pezzo di carta, non c'è problema, si mettono lì e ti aiutano, questo è un bello spirito. Certo, e come diceva anche Paolo Meneghetti nell'intervista, questo è il rally dal sapore vero, dal sapore umano, dove si guida. Oggi i rally, per carità, sono bellissimi, ma si corrono a volte su autostrade per sparare tutti i cavalli, esatto, e magari per fare il salto della cunetta e vedere chi riesce, esatto, a non ribaltarsi. Un tipo di rally diverso. Allora, io direi, perché io so che lo stanno aspettando da casa, io direi che possiamo tornare in studio e prepararci a mandare il primo servizio. Il primo servizio, che è la prima prova speciale di Vielfrain.
abbiamo messo un paio di bip, ma solo devo dire che le vostre comunicazioni comunque non sono indecenti, sono comunicazioni colorite ma non indecenti. L'emozione, l'adrenalina. Qualcosa scappa, ma abbiamo messo due bip solo proprio così, per delicatezza. Questa è la prova, la registrazione integrale della prima prova speciale, quella di Via Alfre, dove, come avete sentito, ci sono stati i problemi di pescaggio della benzina, qualche problema con le gomme che tenevano poco, insomma si sono visti i primi problemi che avrebbero condizionato questa gara per loro, ma dal punto di vista del risultato, non certo dal punto di vista dell'emozione. Allora, vediamoci insieme questa prova speciale dall'interno dell'auto di Gianni De Filippi. Secondi. 6. Sei pronto? 80. 10. Non è un destra, è un sinistra. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Andiamo. Destra 6. 80. Laggiù in fondo, entra largo, destra 4 e 150. Ripeto, 150. 5. Sì. Destra 6. 80. Attenzione, al rosso, destra 3. Destra 3. E subito sinistra 3. Per. Sinistra 3, lungo, chiude 1, chiude 1 questo. 100. Chiude uno. Ai cartelli, attenzione, destra 3, lunga, tieni, va in discesa. Ok? Destra, ok, 80, destra 6, lunga, stai largo. 80, sinistra 5, diventa 4. 5 diventa 4. 80, sinistra 6, inserita 50, attenzione al cavatappi. 50, vedo. Sinistra 2, più e tieni molto, anticipo le frenate, non rischiare. 50, destra 5, più lunga, corica anche tanto. 200. Dopo le piante, sinistra 6, lunga, lunga, 100. E dopo la piazzola, 50 metri, attenzione, ritarda sinistra 3, occhio, ritarda sinistra 3, qui, ok, occhio che porta fuori questa, in destra 5 subito, 50, in discesa e destra, sinistra 2 tra rail, attenzione, destra e sinistra 2, destra, sinistra 2 tra rail, apre 6, in tornante destro gira, in tornante sinistro gira stretto, gira stretto, per, ritarda, destra 3, apre 6, apre 6, falla scorrere, 80, che c'ha? Oh. Non lo so, 80, che c'ha? Attenzione, sui cartelli ritarda destra 3 su dosso, non va? Destra 3 su dosso, in discesa, in sinistra 4 più, per destra 6, non va? Non va. Per destra 6, 200. Sembra che non gli arrivi benzina. Ti faccio il pieno. Dopo il cartello di Alfredo, destra 6, sfiora, tieni. Forse sono i candele, sembra che giri a 2, 3. A fine ringhiera sinistra 2. In destra 6. Stai largo. Riesci ad arrivare in fondo? La lascio di prima, sperando che stia su. Dai, sali fino lì, sali fino lì. Per destra 6, stai largo in salita. Chi c'è? È la 0. È già qua. 100. Mm.
sinistra 3 chiude. Poi ce l'hai il telefono, provare a chiamarli. Non posso, adesso c'ho il casco. Giù, su video. Poi a vista. L'accensione, perché è come se non gli arrivasse. Ho capito, se io mi preparo, appena arriviamo fine prova gli sgancio, chiamo subito che ci vengono incontro. Non so se tenerla giù o su di giri. Anche se paghiamo pazienza, però c'è che devi portarla in fondo. Me ne sono accorto subito perché non avevo cavalli in partenza, a me non andava su. Sembra che giri a due. Due! Vediamo solo più due. Che là. Forse è ripigliata. Ho capito, adesso si ripiglia. Occhio qua. Che gomme. Direi. Non sta in strada con queste gomme. Sono contento, guarda. E questo è un regalo che ci hanno fatto Gianni De Filippi e Mario Pagano con la loro auto, con queste immagini davvero belle. Insomma, qui si è capito, si è sentito tutto, i problemi che avete avuto, avete capito subito che non era il vostro rally questo. No, è stato un calvario subito, pronti via, è già così, un problema sciocco, improvviso, a metà della prima prova speciale già tutto comincia... È che vissuto adesso così sembra ormai passato, ma sul momento quando sei lì dentro... Diventa difficile. Allora, siccome ci siamo divertiti anche noi in studio a rivederlo, io direi proviamo a far vedere anche la seconda prova speciale, quella della Valle Sacra, in notturna. Qui senza grossi problemi, se non un cambio un po' azzardato. Ma guardate, questa è molto bella perché sentite loro commentare questa moria di auto. Hanno visto un mucchio di auto fuori strada, abbiamo detto 21 abbandoni ufficiali, ma sarebbero stati molti di più. Andiamo a vedere allora la seconda prova speciale, quella in notturna della Valle Sacra. 4, 3, 2, 1, via! Sì, vabbè, esagerato, come sempre. Sinistra lunga, chiude, 1, e se chiude, chiude, 1, tra le case. In sinistra, 4. Adesso sale, aspetta. Sì, sì, io aspetto. Destra 3, no. No. 80, la casa bianca. Destra 3. Destra 3. E subito, sinistra 3 più più. In, attenzione qua, destra, sinistra 1, chiude dopo. Quella, è questa qua, Destra, sinistra 1, chiude. Occhio questa qua. Questa chiude. Questa chiude. Piano. E se chiude, chiude. 50, sinistra 4, attieni. Non entrava più la prima. Come mai? Ho il bidone, sinistra 6. Forse con le ruote sterzate faceva fatica. E pigra? Destra 4. 4. E attenzione, sinistra 2 chiude. Se chiude. E se chiude anche questa chiude. 100. Attenzione al rai, sinistra 2. E se è un 2, è sempre un 2. In destra 4. In destra 3. 50, e occhio alla fossa, in sinistra 6 stai largo, in sinistra 4 esposta dalla mia parte, e attenzione destra 3, 70, sporchina, sinistra 5 sale, 50, è alla pianta, occhio qua, sinistra 3 tieni, attenzione destra 2 meno, apre 6, 3 meno, tieni 2 meno dopo, tieni occhio alla buca da qualche parte, 50, occhio saltino sinistra 0, sinistra 0,
Torino, sinistra 0. Sì, bravo, quello che mi ascolti. 3 più apre 100 e tornante destro, gira stretto, gira stretto. Era tutto pieno di ghiaia prima qua, eh. Raga, dritto. Ma si è fermato poi alla fine, però, eh. Che buchi, raga. Sinistra 2 chiude, bandiera gialla. Per destra e tornante sinistro, gira stretto. Tornante sinistro, gira stretto. Per destra 4. Che strage. In sinistra 4. E attenzione destra 1. 1. Ma quanta gente c'è ferma? In sinistra 2 chiude. Occhio, sinistra 2 chiude. 50. Destra 3 lunga lunga. Occhio, La prima è corta e la seconda è massa lunga. Al rosso, destra 3 chiude, 3 chiude. La chiudiamo, dai. Sì, sullo sporco. In sinistra, 4 lunga lunga, apre 6, 80, ritarda, tornantino, destro, stretto, 80, sinistra 2 lunga, ripeto, sinistra 2 lunga. Ma sono tutte due! Oh, le altre le messe te, mica io. Al paletto, destra 2. Sempre 2. Sempre 2, però a destra. Sempre a destra. Sinistra 3 chiude. Ah, questa è 3. Ma chiude. Ma chiude. 50. Destra 4 tieni. Un 80. Anche un 4. Un altro. E attenzione però, destra 2. 4 per destra 2. E sinistra 2. In destra sinistra 1 chiude chiude. 1 chiude chiude. Qua, eh. Chiude due volte. Subito destra 2. 30 sinistra 2, chiude 1 qua. Chiude 1. In ritardo destra 2. Chiude 1, eh. In ritardo destra 2. 80 alla piazzola sinistra 3 chiude. Occhio all'olio, eh. Chiude molto questo, 50. E destra sinistra 9. Ha nevicato qua. 50. Dopo rai destra 2. Dopo rai destra 2. Non esagerare qui. In sinistra 3. Piano, piano, piano. Tieni molto. 50. Lo vedo. Sinistra 2 chiude, piano. 2 chiude in destra 6, tieni. E attenzione alla casa, destra 3 gira largo, 3 qua, Per destra 3 lunga gira larga, 80. E destra 3 laggiù in fondo sfiora la rail in sinistra 5. No. Aia. Problema? Sì. Sinistra 5 tieni 100. Di nuovo seconda. Andiamo di terza. Abbiamo qualcosa ancora buono. Mi asse, stavolta è andato. Sì, sicuro. E abbiamo uno di scorta. Ha un brutto rumore. Andiamo. Io non giù, sento. Andiamo giù tranquilli. Sì, eh. Destra 2 chiude questo. In sinistra 4 esce largo, 50. Sinistra 4. In sinistra 3 chiude. Sinistra 3 chiude. E diventa destra 4, 100. Portiamola fuori dalla prova. Non è che è un supporto motore. Di nuovo l'anteriore. Sono senza note. Non li ho più, eh. Occhio che finisce qua dietro le case. Mi sembra che chiudeva questa, occhio, eh. Eccolo qua. Questa era la prova speciale. Io penso vi siete divertiti a casa. Noi ci siamo divertiti a vederla qua in studio. Dico subito che il prossimo anno faremo un'ora, se sarete disponibili, perché abbiamo detto facciamo mezz'ora e volata. Avevamo un sacco di altre cose da vedere, anche curiose. Cosa possiamo dirvi? Io vi ringrazio innanzitutto per essere stata con noi. Grazie a voi. Ringrazio Gianni De Filippi, Mario Pagano, siete simpaticissimi, ma incarnate davvero lo spirito dello sport. A noi piace, quando parliamo di sport, parlare con gente che lo ami, questo lo sport che fa. Quindi grazie per essere stati con noi, grazie Alex Barabino, Serenella Zeda per i servizi in esterna, Gabriele Tomasin che era in regia. L'appuntamento con gli speciali del nostro TG è per martedì, sempre alle 20.30, quando parleremo di scuola, questa volta con Reginaldo Palermo. A voi tutti, grazie di essere stati con noi.